Ciao amici, in questo servizio sarò brevissimo. E protagonista della vicenda una signora siciliana che per una banale pizza da sporto si è trovata 7 agenti tra polizia, carabinieri e municipale e addirittura la finanza fuori dalla porta. E che addirittura hanno minacciato di sfondarle la porta se non avesse aperto. Ecco un estratto del video che ha fatto la signora in diretta su Facebook. Chi è? Signora, buonasera, carabinieri, dovremmo entrare. E perché, scusi? Perché dobbiamo identificarla. Perché mi dovete identificare? Il fatto che non ci abbia rilasciato le sue generalità, signora. Ma io sono scesa col pigiama per prendere una pizza fuori. Ma io sono scesa col pigiama per prendermi la pizza fuori. Ma a questo punto non avrà probabilmente neanche fatto nulla, però dobbiamo sapere lei chi è. Non vi sembra un pochettino esagerato quello che state facendo? Chi è lei? Perché non io, ce l'ho reato, sì. 7 forze dell'ordine per chiedermi come mi chiamo. Se lei avesse risposto, la storia sarebbe già finita. Ci può aprire, signora, o dobbiamo sfondare la porta? Allora, in questo momento siete live su Facebook. Quindi lei mi dice che mi vuole sfondare la porta mentre io scendo giù per prendermi la pizza. Io ho cominciato quale storia? Signora, si apra, ripeto, dobbiamo generalizzarla. Signora, ma da qua non ce ne andiamo, quindi vedrai come fare. Praticamente tu devi sapere che ci sono 7 forze dell'ordine, ora è salita una persona soltanto, a quanto pare. Mi suonano il campanello. Stanno svegliando tutti nel palazzo, mentre io sono scesa per prendervi una pizza. Questo è quanto. Adesso io apro. Signora. Buonasera, signora. Salve. Questo è il mio documento. Grazie. 1, 2, 3 e 4. A casa mia penso posso tenere la telecamera. Signora, perché non ci voleva dare i suoi dati? Perché sono scesa a prendermi la pizza giù sotto casa e questo penso che non sia assolutamente impedito da nessuno. Non lo è infatti, okay. Lo è, o meglio, alle 22. Ma 7 persone che vengono a chiedermi come mi chiamo mentre io sono in, in ricerca del ragazzo che mi deve portare la pizza e che non mi trova. 7 persone, mi perdoni, ma se erano loro di servizio, erano loro impiegati in quella strada, le si sono avvicinati sicuramente cortesemente perché li conosco i colleghi, chiedendole lei chi è, così come è sempre stato fatto. E lei non ha risposto ed è scappata. Mi perdoni, le sì, è venuto un ragazzo per la pizza che mi ha dato in mano. I suoi colleghi hanno visto? Sì, certo. È normale, sembra normale. Certo che è normale, perché sono salita, perché io sono perché le sembra normale che io stavo prendendo una pizza e tutti e 7 mi vengono a chiedere come mi chiamo? No, le hanno fatto violenza, le hanno urlato, le hanno fatto qualcosa. Per me questa è violenza. Va bene. Per me questa è violenza, perché lei si aspetti anche che io mi aspetti la violenza? Questa è violenza. Allora mi perdoni, ma la legge a suo parere a quanto pare è fatta male. Questa è violenza, sono scesa giù per prendere, sono scesa giù per prendermi la pizza che il ragazzo mi ha portato e questo penso che sia assolutamente normale, per cui non è normale che mi chiedete come mi chiamo e anche il documento mentre io mi prendo la pizza. Quindi io ho il torto, questo signore mi ha seguito fino a casa, un finanziere, un carabiniere e tanti vigili per chiedermi come mi chiamo perché sono scesa giù a prendere la pizza. Che si sentono loro nel giusto, ovviamente, loro si sentono nel giusto. Signora, si lega l'articolo 651 del codice penale e poi ci dice... Noi non siamo persone che ci andiamo a leggere gli articoli prima di scendere giù per prendere una pizza, ok? Io non sono questa persona qua. La forza di polizia le chiede, lei chi è nell'adempimento delle sue funzioni. Mentre io scendo a prendere una pizza sotto casa non mi sta bene. Se ero in giro, come fanno tanti altri, allora sì, ma non così, mi dispiace. Ma se lei non ci dice lei chi è? Noi come facciamo a sapere chi abita lì? E lo fate con tutte queste persone? Allora, secondo lei mi prendo... Allora, vado a rapinare una casa, mi prendo una pizza sotto casa e poi salgo. Va bene, va bene. Io devo andare. Devo andare a mangiare. Grazie. Buona cena. Arrivederci. Se questo è il lavoro, non vi dico sicuramente buon lavoro.
Dato che la vicenda, a mio parere, è alquanto atipica, per non dire strana, ho deciso di interpellare il senatore Aimi. O meglio, di chiedere al senatore di presentare un'interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni al ministro degli interni. Caro Roberto, accetto la tua richiesta di presentare un'interrogazione al ministro degli interni. È un fatto increscioso, è mancato equilibrio, è mancato soprattutto la ragionevolezza in chi ha agito, mi riferisco alle forze dell'ordine. La signora avrebbe dovuto rilasciare in tempi rapidi declinare le proprie generalità, perché non farlo rappresenta un reato, anche se una volta consegnati i documenti il reato non sussiste più. Però il metodo è quello che infastidisce. In tanti, in così tanti, quello sfondiamo la porta, inconcepibile. Ecco, abbiamo tante zone della nostra amata, amatissima Italia che sono finite fuori dalla sovranità dello Stato, e lo Stato sembra essere semplicemente il participio passato del verbo essere. Questo è diventato inaccettabile. Credo che dovremmo davvero riflettere su quanto è avvenuto.